Benvenuti sul canale di Allevamento Levante. In questo video volevo parlarvi un po' dell'allevamento a mano. Sono qui con Gigi, un inseparabile allevato a mano, e appunto vogliamo un po' raccontare quello che vuol dire allevamento a mano o allo stecco. Non mi soffermerò qui, non voglio entrare nei particolari, nei dettagli di come si fa, le varie tecniche e tutto, ma soltanto dire che cos'è l'allevamento a mano, fare alcune considerazioni e dare qualche piccolo consiglio. Quindi l'allevamento a mano è quella tecnica, quello svezzamento da parte dell'uomo del pappagallo. Quindi il pappagallo verrà prelevato dal nido ancora piccolo, ancora quando non è autosufficiente, quindi quando non mangia ancora solo, verrà nutrito dall'uomo. E verrà anche scaldato, perché ricordo che un pappagallo ha bisogno di una temperatura intorno ai 37 gradi quando nasce, quindi dobbiamo per forza avere anche delle apparecchiature, insomma delle camere calde, delle incubatrici per poter garantire questo tipo di temperatura. Non è un'operazione facile, io non sono qui per incoraggiare ad allevare a mano. Ma quello che voglio sottolineare è che se avete un pappagallo allevato a mano, quindi già allevato a mano, siete già sulla buona strada per cominciare il tipo di addestramento, quindi cominciare a insegnargli quelle cose necessarie per poterlo tirare fuori dalla gabbia, soprattutto in sicurezza. Perché noi siamo responsabili quando abbiamo un pappagallo allevato a mano, perché non è questo il video dove dico se è giusto o se non è giusto l'allevamento a mano, però quando abbiamo un pappagallo allevato a mano è ovvio che abbiamo delle responsabilità. Intanto non è un giocattolo, quindi per questo che non bisogna incoraggiare a fare questo tipo di allevamento se una persona non è capace, perché se si sbaglia, se si sbaglia la temperatura, se si sbaglia la consistenza dalla pappa d'imbecco, ci sono tanti errori che si possono fare, il pappagallo potrebbe anche morire. E quindi questo non è un gioco, non è un giocattolo, ma un essere vivente. Quindi bisogna avere rispetto, no? Per gli altri esseri viventi, e quindi bisogna essere capaci. Quindi il mio consiglio è prendete già un pappagallo allevato a mano in maniera tale che lui non avrà paura dell'uomo, perché appunto gli viene dato questo imprinting che non è solo dare da mangiare e scaldarlo, questo è per i primi tempi, poi piano piano l'allevatore appunto gli comincerà a dare questo imprinting, comincerà a tenerlo in mano, comincerà a fargli capire che può, quello che può e quello che non può fare, ok? E quindi vi ritroverete questo pappagallo. Dipende poi dalla specie, per esempio, un inseparabile nel giro di 2 mesi è pronto, altri pappagalli un po' più grossi ci vuole un po' più di tempo. Ma non è che poi si affeziona all'allevatore, certo, se poi se lo tiene è come se fosse il suo, è chiaro che si affeziona a lui, ma quando lo prenderete voi, lui si affezionerà a voi, quindi è inutile stare a cercare di fare una cosa che non si è capace a fare, ok? E quando si può prendere da un allevatore chiaramente serio, quello alleva a mano e non con delle scorciatoie, come magari tanti possono fare. E questo pappagallo, poi sarete voi che gli insegnerete magari qualche giochino, qualche comando. E tutto quello che volete insegnargli, perché sarà, diciamo, portato a imparare questo. Un pappagallo allevato a mano necessita di cure, necessita di più cure di un pappagallo selvatico. Quindi dobbiamo, oltre alla pulizia della gabbia, oltre all'alimentazione, l'acqua, dobbiamo anche trovare il tempo di dedicargli molto tempo, perché lui ci dedica tutta la sua vita. Ok? Quindi dobbiamo dedicargli tanto tempo,
sapendo che il pappagallo ha un'aspettativa di vita molto lunga. Se parliamo di un inseparabile, per esempio, sono 15 anni. Se parliamo di un ara, possono essere anche 70 anni, di un cenerino anche 50, di un parocchetto circa 20 anni. Quindi passerà tantissimo tempo con noi e, come ogni animale domestico, dobbiamo curarlo e farlo stare bene. Quindi farlo uscire sì, farlo uscire tanto sì, ma farlo uscire in sicurezza. Perché in una casa, in un appartamento, dove no normalmente si fa uscire in casa, in un altro video vi parlerò come farlo uscire fuori e per esempio il mio esce fuori perché è abituato e non scappa perché è allevato a mano e si fida e sa che deve stare con noi. Però normalmente si fa uscire in casa, quindi la prima cosa da fare è chiudere le finestre, perché altrimenti il pappagallino si potrebbe perdere se esce fuori e non conoscendo l'ambiente circostante non potrà ritornare a casa perché non saprebbe la strada. Quindi tenere le finestre chiuse. Per esempio, un pericolo che mi viene in mente è il vetro. Loro non vedono il vetro, magari ci volano anche abbastanza forte. Ci vanno a sbattere e quindi si fanno male, si possono fare male anche seriamente. Che ne so, mi viene in mente anche la corrente, per esempio, a loro piace arrampicarsi sui fili, magari c'è un elettrodomestico, loro rosicchiano, potrebbero prendere anche la scossa. Ho già fatto altri video dove parlo che la cucina non è un buon ambiente per tenere un pappagallo, perché per esempio. Ci sono i fumi che possono dargli fastidio, ci possono essere appunto tanti pericoli in una cucina. Quindi bisogna stare attenti a tanti pericoli. Se poi lo portiamo fuori, questo ne parlerò nel video apposta sul volo libero, dobbiamo stare attenti anche ai predatori, ma anche in una casa dobbiamo stare attenti ai predatori, perché per esempio io ho due gatti che non gli fanno niente perché ho abituato loro a non fargli niente e lo ignorano, ok? Anche se quando vanno fuori nel bosco magari mi catturano i topi e gli uccellini, quelli selvatici, ma sanno che non devono toccare Gigi, ok? Quindi bisogna stare attenti perché chiaramente gli allevati a mano, se hanno degli altri animali in casa, sono abituati a vederli e non hanno paura. Per esempio, lui morde la coda al gatto, ok? Quindi è normale che un gatto, cioè è un predatore e c'ha l'istinto magari di anche solo per gioco di prenderlo e sarebbe la fine perché morirebbero perché, capito, se va in bocca a un cane o a un gatto anche per gioco rischierebbero di morire, ma dobbiamo stare attenti anche noi stessi perché un inseparabile che è così piccolo magari è sul divano, non lo vede, posso schiacciarlo, quindi dobbiamo stare attenti. Non so, me ne vengono in mente così tante cose dove dobbiamo stare attenti. Gigi, diglielo, quante volte hai rischiato? Però noi ci stiamo attenti. Quindi voglio dire, abbiamo questa responsabilità e dobbiamo cercare di farli stare bene. Ok? Quindi sì, uscire, ma devono stare anche nella loro gabbia, perché è la loro casa, quindi nella loro gabbia. E Gigi, o parlo io o parli tu. Glielo sto dicendo. Quindi dobbiamo cercare di rendere la loro vita più confortevole possibile. Anzi, mi viene in mente mentre sto parlando anche in vacanza. Io me lo porto anche in vacanza, ok? Come porterei il cane? Perché fa parte della famiglia. Perché visto che è allevato a mano ed è abituato a uscire tutti i giorni, è abituato a vederci, se non lo portassi in vacanza ci rimarrebbe male. E allora faremo anche magari un video su questo. C'è una gabbietta piccola per il trasporto. E poi dove vado a stare c'è una gabbia più grossa. Questo perché bisogna creare un rapporto di vera fiducia con il nostro pappagallo in maniera che si possano ottenere anche risultati migliori quando poi andiamo ad insegnargli un qualche cosa, che sia questo il vieni, che sia questo un giochino, che sia questo qualsiasi cosa noi gli insegniamo. Poi hanno anche il loro caratterino, eh? Lui c'ha un caratterino mica da ridere. E capisce tutto, fa le cose quando vuole lui, e anzi, a volte si fa capire proprio bene. E quindi mi viene in mente anche, tanto va, se ne va per i fatti suoi, mi viene in mente per esempio di ricordare anche che i pappagalli sono prede.
e non sono predatori. Anche i pappagalli, per esempio, gli ara, le ara che sono pappagalli grossi, che hanno questo becco veramente grosso, in realtà sono prede. Quindi bisogna stare attenti anche ai predatori, perché non vuol dire che se un animale grosso è un predatore, è una preda grossa. Quindi questo ci deve insegnare che ci deve far capire più che altro che noi siamo responsabili del nostro animale da compagnia. Quindi voglio darvi un ultimo consiglio, voglio fare un'ultima considerazione sul fatto dell'insegnamento. Per esempio, bisognerebbe ignorare tutti i comportamenti sbagliati e invece premiare tutti i comportamenti giusti. Questa cosa lo farà l'allevatore prima di consegnarvi il pappagallo allevato a mano, appunto per dare questo giusto imprinting, e dovrete continuare poi voi a fare questo tipo di procedimento. Quindi mi viene in mente per esempio la beccata, quando il pappagallo becca il dito e noi non vogliamo che questo avvenga, perché appunto parliamo sempre che ci sono anche pappagalli di grossa taglia che quindi ci farebbero anche del male. Cosa, per esempio, cosa dovremmo fare lì? Dovremmo ignorare questo comportamento, perché se noi tiriamo il dito indietro e diciamo anche aia, urliamo, loro magari lo possono prendere come un gioco e quindi essere stimolati a rifare questo comportamento sbagliato. Invece il comportamento sbagliato va completamente ignorato. Lo so che è difficile, ma andrebbe fatto così. Mentre il comportamento giusto invece andrebbe premiato. Ma come vi dicevo prima, non sono qui per fare un video tutorial di come si alleva un pappagallo a mano, ma di fare alcune riflessioni, dare alcuni consigli e spiegare più o meno che cos'è. Spero di esserci riuscito in questo video a darvi un'infarinatura di che cos'è l'allevamento a mano e di quello che bisognerebbe fare per far vivere il nostro pappagallo bene, farlo sentire come uno di famiglia e lui ci regalerà un sacco di affetto e ci regalerà un sacco di emozioni. Per questo è tutto e seguitemi sui social, anche su Instagram che ci sono da poco, e iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace per il logaritmo di YouTube, così almeno questo video potrà essere visto da più persone e questi consigli che secondo me sono utili potrebbero essere visti da tantissime persone che magari ne hanno il bisogno oppure possiedono un pappagallo allevato a mano o vorrebbero prendere un pappagallo allevato a mano. È venuto Gigi nel frattempo che si è fatto un giro. Dai Gigi, saluta, ok? E con questo video è tutto, ci vediamo la prossima volta su Allevamento Levante. Ciao!